l'ingresso della immagine solare sul marmo della linea meridiana il giorno 14 febbraio 12:21. Vediamo che l'immagine si estende da 28 a 87 cm, quindi 59 cm di lunghezza. E adesso incominciamo i rilievi su questa immagine. E questo video serve a valutare le fluttuazioni della posizione del centro e a partire dalle misure ai due estremi in cui l'immagine interseca il metro. Lo sta rapidamente giungendo al contatto con il meridiano, ma continuiamo a prendere i dati qui sul metro. Tu segna i bordi. Mi dice lei ogni quanti secondi? No, vai tranquillo, segnali un po'. Ecco, qui abbiamo l'uscita. Non è molto contrastata la cosa. Ed è molto turbolento. Sì. E però quasi non lo vedo. Dai, sia di una parte che dall'altra. Anche di là. Ma quello non c'è problema. Ecco, abbiamo il primo contatto sulla linea meridiana adesso, 12:23:13. Sulla metà, 12:23:21. E sulla fine, 12:23:27. No, prendi il bordo esterno, cioè quello più lontano dal centro del sole. Segnalo pure qua sulla allora centro 12:24:22 a occhio, però poi dovremmo fare la media tra i bordi entranti e uscenti. Aspetta, adesso non entrare con le mani. Venticinque e trentaquattro. Venticinque e quarantadue. Ok, per simmetria ci fermiamo qua. Sì.
che penso che finisca proprio fenomeno. 12, 26 e 20 più o meno la fine del... estremamente turbolento, eh? Facciamo uscire tutto. 12, 26, 51, aspettiamo che scatti. Il minuto. Eccolo. L'immagine è ancora visibile, ma sta entrando nell'ombra. Facciamo tutto in uno. Anche il drift scan finale.